Buongiorno, buon inizio settimana, bentrovati al TG2000 di Mezzogiorno, i titoli di questa edizione. Stop di Gentiloni sullo Ius Soli al termine di un lungo braccio di ferro nel governo che non voleva la fiducia e sotto la pressione di un'emergenza sbarchi senza precedenti, il Premier sfila la legge dall'agenda estiva e promette impegno a far passare il DDL in autunno. Sale in Sicilia la protesta dei sindaci dei Nebrodi contro l'accoglienza migranti. 7 milioni contro Maduro, il Venezuela in massa alle urne per il referendum non ufficiale contro la costituente voluta dal presidente. Due morti, spari contro un seggio elettorale. Il presidente considera illegale la consultazione e convoca per fine mese il voto ufficiale. Bonus nidi, partita la corsa al click da 1000 euro all'anno, via libera da questa mattina a chi intende fare domanda per il premio utile a pagare parte della retta dell'asilo. La richiesta si può fare però soltanto in via telematica oppure al patronato. E allora, lo sentivate dai titoli, in apertura all'ampia pagina dedicata al capitolo immigrazione. Partiamo dalla brusca frenata del Premier Gentiloni sulla legge legata allo Ius Soli. Il Presidente del Consiglio sceglie di rinviare l'approvazione in autunno per evitare di porre la fiducia su un tema così spinoso e sull'onda anche dell'emergenza sbarchi. Seguiamo su tutto Maria Sara Farci. Sarà rinviato al prossimo autunno la legge che permetterà ai minori stranieri nati in Italia di assumere la cittadinanza italiana. In una telefonata tra Renzi e Gentiloni la decisione comune è stata quella di rinviare l'approvazione dello Ius Soli a tempi migliori, a pesare un clima troppo caldo sia a livello politico che sociale. Teme per la stabilità il Premier Gentiloni. Non ci sarebbe infatti certezza sui numeri e il governo potrebbe non farcela ottenere la fiducia, con il rischio troppo grande di innescare una crisi di governo. Il tutto in un momento in cui i flussi migratori stanno mettendo a dura prova il complesso sistema di gestione dell'accoglienza. Intanto, secondo le descrizioni del quotidiano britannico Times, il governo italiano sarebbe pronto a concedere 200.000 visti temporanei, validi per l'Unione Europea, ai migranti che sbarcano sulle nostre coste e che sono diretti verso il nord Europa. L'operazione sarebbe possibile grazie a una direttiva dell'Unione del 2001, scritta dopo la guerra dei Balcani per permettere lo smistamento dei profughi. Secondo altre indiscrezioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, l'Europa avrebbe dato anche il via libera al codice di condotta delle ONG per i soccorsi in mare, un decalogo che permetterebbe una migliore gestione dei processi di salvataggio e di accoglienza dei migranti nei porti italiani. E allora, sul fronte accoglienza non si placano le polemiche, non arretra il fronte dei comuni contrari all'ospitalità definita dai prefetti. Nella Sicilia nord-occidentale, lungo la linea dei Monti Nebrodi, i sindaci si preparano così a un presidio permanente davanti all'albergo che ospita i primi migranti. A Castellumberto e a Civitavecchia il sindaco dice di no anche alla sola ipotesi di sbarchi nel porto. Su tutto seguiamo Stefania Squarci. Squarcia. Sospesi i presidi, rimosse le barricate, i 34 primi cittadini del comprensorio dei Nebrodi, riuniti attorno ad un tavolo, assicurano che continueranno comunque a tenere alto il livello di attenzione per l'assegnazione dei migranti sul loro territorio. Lo hanno deciso nell'assemblea che si è svolta nel palazzo municipale di Castellumberto, comune di 3.000 anime abbarbicato sui Nebrodi, da cui sabato è partita la protesta contro i 50 giovani profughi sistemati in emergenza nei locali di un ex albergo a Sinagra, paesino confinante. Nella notte i sindaci hanno ottenuto un incontro con il prefetto di Messina per il prossimo 20 luglio. Giovedì dunque si cercherà una mediazione sul futuro dell'hotel Il Canguro, al centro delle contestazioni dei giorni scorsi culminate con il blocco delle strade e del gruppo elettrogeno necessario a far portare l'elettricità nella struttura. Castellumberto è disponibilissimo ad accogliere, integrare all'interno del proprio tessuto sociale 8 soggetti, Sinagra altrettanto, altri comuni altrettanto. Non siamo assolutamente disponibili ad assorbire questa ondata che manda a Castellumberto 50 persone. C'era un'ampia disponibilità all'accoglienza, ma l'accoglienza quella seria, quella responsabile, quella controllata. L'accoglienza non significa far arricchire le cooperative e mettere 50 migranti in uno stabile fatiscente senza luce. E a Civitavecchia non si spegne la polemica sulla possibilità di creare al Molo 28 del Porto un centro per l'identificazione dei migranti. Sabato c'è stato un primo sopralluogo tecnico della Prefettura di Roma, poi la scelta di non farne un
hotspot permanente, ma l'idea di utilizzare invece la banchina per alleggerire la pressione degli sbarchi sui porti siciliani e calabresi. Ma anche su questo i cittadini di Civitavecchia, schierati al fianco del sindaco 5 Stelle Antonio Cozzolino, dicono no. Nessun centro di accoglienza, no all'arrivo di nuovi immigrati, piuttosto dicono di essere pronti alle barricate perché temono ricadute sul turismo e sui servizi sociali. A breve andiamo in sede di equilibri di bilancio, non saprei adesso dove andare a prendere le risorse per fare fronte a questa ulteriore incombenza, senza contare che avremo la necessità di mettere a disposizione assistenti sociali, avremo anche la necessità di gestire la viabilità immediatamente fuori al porto e già siamo in difficoltà. Ora l'emergenza fuoco, domenica di fiamme in tutta Italia, numerosi roghi stamattina ancora attivi. Partiamo da quanto accaduto nella mattinata di ieri, lo vedete dalle immagini a Capalbio con l'incendio lungo la Pineta che dalla bassa Toscana è arrivato praticamente fino all'alto Lazio, evacuato anche lo stabilimento dei VIP, l'ultima spiaggia, interrotta la via Aurelia, evacuati alcuni campeggi, fiamme. Poi anche in Liguria, terzo giorno di incendi, oggi le fiamme sono scese fino ad Arenzano sulla costa ligure, lambiscono così il capoluogo. Genova critica la situazione anche a Vesima e Sambuco con due elicotteri e un Canadair, eccolo qui, in azione. E torna a bruciare anche la Campania, situazione critica dalle prime ore di questa mattina a Torre del Greco, poi a Sant'Anastasia fino a Barano d'Ischia, dalle pendici del Vesuvio. Ascolteremo adesso le voci dei residenti, monta la protesta della comunità che vive a ridosso del fronte del fuoco. Non ce la facciamo più, dicono i cittadini intossicati dal fumo. Alberto Canonico. La mia casa è stata evacuata, non tanto rischio incendio perché sto al centro di altre case, però per il fumo che ci stava, che era tossico proprio. E invece mia suocera, che abita su una zona più alta, stava proprio a rischio incendio e l'abbiamo dovuta, siccome lei è immobilizzata, l'abbiamo dovuta mettere nella macchina. È tanta la rabbia degli abitanti alle pendici del Vesuvio che da giorni fanno i conti con il grosso incendio che si è sviluppato tra Ottaviano, Torre del Greco, Ercolano e San Sebastiano in provincia di Napoli. Le fiamme, che solo l'altro ieri sembravano essere state domate, sono state rapidamente alimentate dal forte vento, facendo ritornare la paura negli occhi delle persone che in tutta fretta hanno dovuto lasciare terreni e abitazioni. La gente è stremata dalla continua emergenza, dietro la quale si pensa ci possa essere la mano della criminalità e su cui la procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta. Comunque è stata una cosa spaventosa, non ho mai passato una giornata così triste. Purtroppo le fiamme alte ci hanno spaventato tantissimo, sono arrivati fino alle abitazioni, abbiamo tanti amici che sono stati evacuati. Ho dormito in macchina. Sono stato fino alle 3 stanotte in mezzo alla strada con i pompieri per indicare le strade che non le sapevano. Molta paura e soprattutto molta disorganizzazione per questo, perché non siamo abituati a determinate cose. La mia casa è stata evacuata, erano le ore 21 ed è stata una delle prime case. E speriamo che calmi il vento è quello che alimenta le fiamme. E proprio il forte maestrale sopraggiunto nelle ultime ore ha causato un brusco cambio di meteo, una tromba d'aria si è abbattuta, lo state vedendo, su Ostia intorno alle 14.45 di ieri pomeriggio, provocando una decina di feriti e tanta paura. Fenomeno brusco e improvviso che ha colto di sorpresa i bagnanti che affollavano il litorale romano e lo state vedendo appunto, ombrelloni, sdraio, volate per aria che hanno colpito anche diverse persone. Qui siamo a Margherita di Savoia, anche nel Brindisino. I presenti dicono di non aver visto arrivare la tromba d'aria che dunque si sarebbe formata improvvisamente lungo la linea del mare. E nella notte tanta paura a Prato perché una sostanza urticante ma non tossica si è sprigionata da un'azienda chimica, costringendo l'amministrazione locale a invitare gli abitanti a tenere le finestre chiuse. Quattro persone finiscono al pronto soccorso per una forte infiammazione a gola e occhi. Vediamo cosa è accaduto.
Residenti barricati in casa e 5 persone al pronto soccorso. Sono gli effetti della nube chimica che si è sprigionata ieri sera attorno alle 20 da una ditta di Prato che produce detergenti ausiliari per l'industria tessile. La nube si sarebbe sprigionata a causa della reazione di una sostanza chimica, un agente candeggiante, probabilmente a causa delle alte temperature. La sostanza è tossica solo se ingerita, ma irritante se inalata in forma gassosa. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno chiuso la strada. Visti gli effetti della sostanza, i vigili del fuoco hanno operato con tute e maschere apposite. È una sostanza che sicuramente può dare delle complicazioni, ma se sei molto vicino. La popolazione invece è rimasta in casa. Abbiamo dato un consiglio tramite la protezione civile, era presente anche il sindaco, di rimanere chiusi e di non azionare l'aria condizionata. Per gli esteri andiamo in Venezuela, si macchia di sangue il referendum indetto dall'opposizione al presidente Maduro, 2 morti fra gli oltre 7 milioni di cittadini che sono andati a votare. Consultazione illegale, dice il leader del paese che chiama al voto sulla costituente invece per la fine del mese. Antonio Soviero. Più di 7 milioni di venezuelani hanno votato nel referendum non ufficiale indetto dall'opposizione contro il piano del presidente Nicolas Maduro di riscrivere la Costituzione. Un voto macchiato di sangue. Almeno 2 persone sono state uccise da uomini armati che hanno attaccato un seggio elettorale allestito nei pressi di una chiesa a Catia, cittadina nord-ovest di Caracas. Altre 4 sono state gravemente ferite. Il bilancio da quando è cominciata l'ultima crisi nel paese americano è di circa 90 morti. Ma torniamo al voto di ieri. Secondo i risultati resi noti dai rettori di università, garanti della regolarità del referendum, almeno il 98% degli elettori si è espresso contro la decisione di Maduro di istituire un'assemblea costituente al posto del Parlamento. L'opposizione esulta. Con i voti espressi dal popolo venezuelano, sta dicendo Julio Borges, presidente del Parlamento, Nicolas Maduro è matematicamente revocato oggi stesso. Era per questo che temeva il referendum, era per questo che il governo non vuole fare più elezioni. L'ordine costituzionale deve essere ristabilito nel nostro paese, rincara Enrique Capriles, leader dell'opposizione, sconfitto da Maduro per una manciata di voti nelle elezioni di 4 anni fa. Ma il presidente venezuelano respinge l'esito del referendum, parla di voto anticostituzionale e lavora a un suo referendum il 30 luglio. Luglio prossimo. Torniamo adesso in Italia con la cronaca, la vicenda della donna trascinata nella metropolitana di Roma. 11 filmati inchiodano il macchinista del convoglio. L'ATAC, l'azienda capitolina dei trasporti, ha sospeso il conducente che stava mangiando mentre le porte del treno, vedete, si chiudono e trascinano via la donna. Si chiama Gianluca Tonelli, il macchinista. Nei video sembrerebbe evidente che avrebbe avuto comportamenti imprudenti e inadeguati. Sono stato sfortunato, dice invece l'uomo che sostiene di aver seguito tutta la procedura prevista. Il caso Iara, attesa per il giudizio odierno da parte della Corte d'Assise d'Appello di Brescia, che dovrà decidere se confermare l'ergastolo della sentenza di primo grado oppure rimandare a nuovo processo Massimo Bossetti. Giudici proprio adesso in Camera di Consiglio, nelle dichiarazioni spontanee rese stamattina in aula, il muratore dice: Iara poteva essere mia figlia. Cresce l'attesa a Brescia per la sentenza del processo di appello per l'omicidio di Iara Gambirasio, la 13enne di Brembate, scomparsa nel novembre 2010 e trovata senza vita alla fine di febbraio del 2011 in un campo di Chignolo d'Isola. Prima della sentenza, Massimo Bossetti, in primo grado condannato all'ergastolo per l'omicidio di Iara, ha voluto rendere dichiarazioni spontanee. Poteva essere mia figlia, ha detto, ribadendo la propria innocenza e dichiarando di essere vittima del più grande errore giudiziario della storia. Dopo le dichiarazioni del muratore, i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Brescia si sono riuniti in Camera di Consiglio per la decisione. Si attende una sentenza o un'ordinanza nel caso in cui i magistrati dovessero decidere di accogliere l'istanza di ripetizione dell'esame del DNA trovato sul corpo della ragazza, che secondo gli accertamenti scientifici appartiene a Massimo Bossetti. La Corte potrebbe decidere di confermare l'ergastolo inflitto in primo grado oppure con un aggravamento della pena di 6 mesi di isolamento, perché, come chiesto dal sostituto procuratore generale,
Bussetti deve essere condannato anche per la calunnia e i danni di un suo collega di lavoro verso il quale avrebbe cercato di indirizzare le indagini. Oppure, infine, i magistrati potrebbero decidere di assolvere Bussetti come chiesto dai suoi difensori, che in questo processo hanno provato a introdurre elementi nuovi. Il servizio era di Marco Bergamaschi e noi parliamo ora del bonus per l'asilo nido. Da oggi è possibile presentare domanda per chiedere il contributo del governo. Si stima che lo chiederanno 144.000 famiglie. Domanda però da presentare online oppure ai patronati. La guida alla compilazione con Sandra Pizzurro. Bonus bebè. Da oggi partono le domande. 1.000 euro è la cifra del beneficio che spetta ai genitori di bimbi nati o adottati a partire dal 1 gennaio dello scorso anno. Nessun limite di reddito massimo. La spesa complessiva prevista per quest'anno è di 144 milioni di euro, destinata a crescere negli anni successivi. La domanda dovrà essere presentata da chi ha sostenuto la spesa per il nido da oggi sino al 31 dicembre tramite i servizi telematici dell'INPS, i patronati o ancora telefonando al numero verde gratuito 80 31 64 dal telefono fisso o 06 164 164 da rete mobile. Non è richiesto l'ISEE, ma è necessario attestare l'iscrizione al nido, pubblico o privato, per accedere al beneficio. A goderne, genitori residenti in Italia con cittadinanza italiana o comunitaria ed extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari. Diritto al bonus anche per i cittadini stranieri con lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria. 1.000 euro è la cifra del bonus bebè, che oltre alle rette per il nido può essere richiesto per il pagamento dell'assistenza domiciliare per bimbi affetti da gravi patologie croniche. L'importo del bonus è suddiviso in 11 rate mensili da 91 euro per i nidi, in un'unica soluzione nel caso di domanda per il supporto domiciliare. Il TG2000 torna alle 18.30, ora è il momento di Terza Pagina. Saverio Simonelli ci conduce tra i faggi del Monte Cimino, riconosciuti in questi giorni patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Buona visione, buon pranzo, arrivederci.